Jacob & Co. Il Five Time Zone, un'icona dell'orologeria di lusso. Il Five Time Zone, creato da Jacob Arabo, noto come Jacob the Jeweler, un celebre imprenditore della 47esima Street, era stato lanciato nel 2002. Questo orologio presentava quattro subquadranti che mostravano l'ora in diverse città del mondo, tra cui New York, Los Angeles, Tokyo e Parigi. Ogni subquadrante e il quadrante principale erano decorati con colori audaci, sia primari che pastello, aggiungendo un tocco di vivacità al design. L'orologio era alimentato da un movimento al quarzo ETA ed era disponibile in diverse varianti, tra cui acciaio inossidabile e metalli preziosi, con o senza diamanti sulla lunetta. La versatilità del Five Time Zone si estendeva ai suoi cinturini facilmente intercambiabili, che includevano opzioni in poliuretano per gli orologi senza diamanti e in alligatore per quelli con diamanti. Questo orologio poteva anche essere completamente tempestato di gemme preziose, offrendo un'opzione di lusso per gli amanti dei gioielli. L'appeal del Five Time Zone andò ben oltre il mondo dell'hip hop, infatti celebrità come Naomi Campbell e altri si affrettarono ad acquistare questo accessorio di stile. Inoltre, giovani rapper negli Stati Uniti ed in Europa desideravano ardentemente possederne uno, tanto che le liste d'attesa per i fornitori all'ingrosso si estendevano per 6 mesi. L'orologio Five Time Zone rappresentava un simbolo di successo e aspirazione in quel contesto. La storia dell'orologio Five Time Zone ha radici profonde nel passato di Jacob Arabo. L'ispirazione per questo orologio derivava da un orologio che Arabo aveva ricevuto da suo padre quando aveva solo 13 anni, con 2 fusi orari, 2 movimenti e una mappa del mondo al centro. Questo regalo speciale fu la scintilla che lo spinse a creare il Five Time Zone. Un aspetto fondamentale del successo del Five Time Zone è stata la sua capacità di adattarsi all'estetica dell'epoca. Negli anni 2000, l'hip hop e la cultura popolare erano dominati dall'eccesso, dai loghi vistosi sui vestiti e da un'esplosione di stili audaci. In questo contesto, il Five Time Zone era un orologio luminoso e vistoso che si abbinava perfettamente ai vestiti e agli stili di vita dei giovani aspiranti al successo. I cinturini intercambiabili dell'orologio erano particolarmente popolari e si integravano perfettamente con la cultura delle scarpe da ginnastica, dove gli abbinamenti di colori erano fondamentali. Questo dettaglio di design ha reso l'orologio ancora più attraente per il pubblico giovane e alla moda. La loro eredità persiste nell'industria dell'orologeria di lusso e nella cultura popolare, dimostrando che il design audace e innovativo può rimanere rilevante nel corso del tempo.